Sono le 3 e 5 minuti e sono arrivato a Perugia. Ho 2 ore e 51 minuti di guida. Adesso abbiamo ancora un bel po' di strada. 52 qua, diciamo 3 ore più o meno, ancora un'ora e qualcosa di guida, poi mi fermerò a fare i 45 minuti. Comunque una cosa va detta, finalmente Perugia senza traffico, finalmente, ogni tanto ci vuole. Volare e poi una botta sopra sulla cabina, sul vetro, su che cazzo, avranno mica preso a sassate il camion, figli di troia. Sì, guarda lì la scritta Globetrotter, figli di troia, puttana, che cazzo. M'hanno preso a sassate, ma vaffan. Adesso che cacchio faccio? C'ho da andare a consegnare. Adesso, vabbè. Chiediamo. Stradale, ho parlato con un agente, si consulterà con un collega, poi mi sapranno dire. Per me quell'affare che mi sono visto sopra, che mi è arrivato contro, per me era un sasso, ha fatto un rumore che un uccello di solito non fa quel rumore lì. Sassata. Loro gli sembra strano perché non ci sono cavalcavia, potrebbero avermelo lanciato dalla scarpata, qualcuno nascosto nella scarpata, o un'auto dalla parte opposta, un'auto che mi ha sorpassato, che ha lanciato il sasso, non ho visto nessuno, avrei dovuto vedere un finestrino aperto, il braccio sbucare fuori dal finestrino. Dalla parte opposta un'automobile passata, boh. Potrebbe essere qualche idiota che, boh, adesso non lo so, ha detto si consulta con un collega, poi mi fanno sapere. Io glielo ho detto, guardate, io alle 7 devo essere a Fiumicino, non è che posso star qua tutta la mattina, tutto il giorno ad aspettare per sapere. Adesso, vabbè, mi stanno chiamando, scusate. Allora, niente, hanno richiamato, hanno detto che se non trovano la persona che ha commesso il fatto non posso chiedere i danni, va bene, e quelli me li tengo, e mi ha detto che posso ripartire, loro tengono memoria della cosa, mandano una pattuglia a fare una verifica se trovano qualcuno in giro. Se voglio, ho detto, richiami domani per sapere se ci sono stati sviluppi o meno, se è successo qualche cosa. Io adesso riparto e vado a Fiumicino. Fra un po' ho 3 ore di guida ormai. Fra un po' mi fermo a fare i 45 minuti e poi chi si è visto, domattina col giorno guarderemo meglio i danni. Ciao. Allo
svincolo per Orte. Ci sono. Tenere la destra sui 45. Nonostante tutto il trambusto per la sassata, adesso quando sarà giorno ci tornerò a guardare per bene. A me quello sembrava un sasso, non sembrava un uccello che si è alzato in volo all'improvviso, anche perché dispiace dirlo, io uccelli col camion procedere sui 45, ne ho investiti diversi e nessuno ha mai fatto una cosa del genere, anche quando li ho presi da davanti, ma non che mi sono trovato il becco dell'uccello sul parabrezza, mai spaccato il parabrezza, mai spaccato un vetro, mai niente. Questo mi ha spaccato il vetro lì della scritta Globetrotter. Secondo me doveva essere un sasso, non un uccello, anche perché cacchio, gli uccelli hanno le ali, io le ali non le ho viste. Vabbè, adesso continuiamo il viaggio, sono a 3 ore e 50 di guida. Orte non è lontana, adesso mi fermerò a fare i 45 minuti da qualche parte. Proseguiamo pure. Allora, ultima puntata della saga. Non era stata una pietrata quella che ho preso a Perugia. Il plexiglass con la scritta Globetrotter è rotto, ma dentro si vede benissimo. Adesso di giorno poi farò anche le immagini, ora qui ancora sono le 4 di notte, lasciamo perdere. Sono fermo a Narni in un'area servizio a fare 45 minuti. Allora, dicevo, è stato un uccello, un poveretto che si è infilato col becco, ma ha preso il plexiglass con la scritta Globetrotter e l'ha frantumato, ci ha lasciato la pelle, è morto, è lì sopra. Adesso non ho una scala da arrivare su per andarlo a togliere, me lo porterò dietro fino a che non torno in cooperativa sabato, che lì almeno la scala per arrivare su, lì sopra c'è, ce l'abbiamo. Lo tirerò via, metterò un pezzo di nylon a tappare il buco per evitare che con la pioggia vada a fare dei danni, e poi dopo vediamo. C'ho la casco, forse ho anche una polizza cristalli, ma non so se serve a qualcosa in questi casi. Forse basterà la casco, adesso sentirò anche per quello. La prossima settimana ci sarà da fare un po' per sistemare questa cosa. Porco Giuda. Mi spiace per il poveretto, cioè è lì che si vede la coda che sbuca fuori, si vede un po' di... Dopo poi farò un altro pezzetto di filmato. Adesso fatemi fare 45 minuti. Prendere l'uscita sulla destra, sui 45. Allora, sono arrivato